A2 a 2. Il titolo della nostra rubrica che ci sta accompagnando in questo mese ci dà il benvenuto in questo nuovo appuntamento. Buongiorno a tutti e buon venerdì. Oggi ascolteremo la testimonianza di padre Giuseppe Pierantoni, un sacerdote religioso della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, presenti in diocesi a Conegliano, a Costa di Conegliano, nella casa padre Deon. Papa Francesco si rivolgeva con queste parole lo scorso marzo ai vescovi, sacerdoti, ai religiosi e ai seminaristi in Iraq. L'amore di Cristo ci chiede di mettere da parte ogni tipo di egocentrismo e di competizione. Ci spinge alla comunione universale e ci chiama a formare una comunità di fratelli e sorelle che si accolgono e si prendono cura gli uni degli altri. Penso all'immagine familiare di un tappeto. Dio stesso è l'artista che ha ideato questo tappeto, che lo tesse con pazienza e lo rammenda con cura, volendoci sempre tra noi ben intrecciati, come suoi figli e figlie. Sia sempre nel nostro cuore l'esortazione di Sant'Ignazio di Antiochia: nulla esista tra voi che possa dividervi, ma vi sia un'unica preghiera, un unico spirito, un'unica speranza nell'amore e nella gioia. Ascoltiamo come questo si realizza nella vita dei religiosi, in particolare attraverso la testimonianza di padre Beppe. Buongiorno, io sono Beppe, sono un religioso deoniano. Religioso è un linguaggio che può non essere subito chiaro, forse sarebbe meglio chiamarci frati, fratelli. Ecco, abbiamo fatto una scelta di consacrazione nella vita comunitaria, che è l'aspetto prevalente e principale della nostra scelta, della nostra chiamata. La fraternità evidenzia la natura profonda della vita cristiana, che è la comunione, non solo con Dio, vero, ma con Lui, con tutti i fratelli. Quindi sono anche prete, celebro con gioia i sacramenti, vivo con gratitudine questo ministero, però l'identità profonda mia è la vita religiosa, la vita fraterna, in fondo è la mia vera missione. Dimostrare che è possibile vivere insieme con gente che non hai scelto, nell'amore, nella fraternità, nella pazienza reciproca e addirittura condividendo una missione comune. Ecco, io la mia vocazione l'ho maturata soprattutto negli anni del liceo, quando insieme ai miei compagni di scuola abbiamo sviluppato un'amicizia molto forte e una capacità di vivere insieme dei progetti di vita che mi hanno fatto pensare che la mia dimensione di vita religiosa, di amicizia, di fraternità, era la cosa che volevo fare per tutta la vita. Ecco, quindi da questa esperienza positiva si è sviluppato poi la scelta della consacrazione. Quale posto occupo nella Chiesa? Occupo il posto del fratello e del figlio, il fratello degli altri e del figlio di Dio. Anche questo non è subito evidente, anche se varrebbe per tutti i cristiani, però bisogna mettersi al discepolato di qualche paternità per poter dire di essere figli di Dio, di qualche uomo spirituale che ti guidi. La
mia canzone preferita è quella che fa: nel tuo silenzio accolgo il mistero venuto a vivere dentro di me. Sei tu che vieni, o forse più vero, che tu mi accogli in te, Gesù. A due, perché? Perché senza la fraternità, nella solitudine, si possono dire delle cose bellissime, ma sono solo teoria. L'amore bisogna viverlo, bisogna essere almeno in due a vivere l'amore. Quindi ogni discorso serio sul Vangelo e ogni annuncio missionario degli altri deve essere fatto in due, almeno in due, soprattutto da una comunità. Vi auguro di trovare anche voi il gusto di vivere insieme con gli altri. Ciao.